Buongiorno, nuovo giorno sta per iniziare qua a Roma. Diciamo che oggi finirò di vedere i monumenti, le cose che avevo in programma. Cosa andremo a vedere oggi? Andremo a vedere Circo Massimo, la Bocca della Verità, Campidoglio. Ecco, qui voglio aprire una parentesi. Vediamo se riesco ad andare a visitare il Campidoglio perché l'altro giorno purtroppo è venuto a mancare Piero Angela e la Salma la vogliono portare al Campidoglio, quindi ci sarà anche un casino della Madonna. E poi andremo a visitare l'altare della Patria, poi andremo anche nella zona dell'isola Tiberina a vedere dove si trova la trattoria della mitica Sorarella, andremo a Trastevere a vedere dove si trova la mitica trattoria da Cincio, la parola. E poi basta, credo che oggi ne avrò un bel po' da camminare, ma non mi faccio problemi. Quindi non mi resta che prepararmi, fare colazione, prendere il treno e noi ci vediamo appena sono uscito dalla stazione della metropolitana del Circo Massimo. A tra poco. Ragazzi, sono arrivato al Circo Massimo, come potete vedere. Sì, è un po' spoglio, c'è un po' di erbaccio, un po' di sporco, ma non facciamoci caso. Questo è il Palatino che abbiamo visitato il primo giorno che sono venuto. E niente, questo è un grande piazzale dove spesso e volentieri fanno dei concerti, delle rappresentazioni. Quello che vedete alle mie spalle, quello è un pezzettino di scavo, mini foro, diciamo, uno scavo archeologico dove sono rinvenute delle colonne, delle case, però pagare 5 euro per un pezzettino di terreno non mi sembra il caso, quindi preferisco stare qua. Cioè, guardate che bello! Bello, bello, un po' diciamo lasciato un po' andare, però ha il suo fascino.
Adesso ragazzi andiamo a vedere la bocca della verità. Vi racconto una piccola leggenda, non so se questa è vera o è finta. Vicino qua c'è una chiesa e c'è una statua a forma di faccia di un uomo e con un'apertura alla bocca. Si dice che la gente metteva la mano lì nella bocca e se qualcuno diceva una bugia o aveva fatto adulterio o qualcos'altro gli veniva mangiata la mano. Ovviamente metterò anch'io la mano, vediamo che cosa succede, se tornerò a casa senza una mano oppure la mano me la risparmia. Adesso sto letteralmente costeggiando il Circo Massimo. Qui stanno mettendo su un palco, magari c'è qualche evento nei prossimi giorni, chi lo sa. E niente, vediamoci subito alla bocca della verità. Ho messo la mano dentro alla bocca della verità e ce le ho tutte e due, grazie al cielo. Non me le ha mangiate, ma era così e si sapeva che andava così. Adesso ragazzi ci incamminiamo verso il Campidoglio. Spero di non trovare casino, anche se oggi c'è casino perché oggi ci sono i funerali di Piero Angela proprio qua al Campidoglio. Vediamo se riesco a fare la foto o un video almeno fuori dal Campidoglio, perché immagino che ci sia casino. Allora sto uscendo adesso dal Campidoglio, come avete visto c'è la Madonna, sono pure Piero Angela e niente, adesso ci trasferiremo qui sopra che è la strada della patria e vediamo.
ragazzi, guardate, è stupendo. Io non credo di esserci stato qua l'ultima volta che sono venuto a Roma, però è bellissimo, bellissimo, bellissimo. E adesso cercherò di andare ancora più su, perché so che c'è una terrazza. Ah, per chi se lo stesse chiedendo, qui è gratuito, non si paga l'ingresso. E andiamo più in su e vediamo di vedere una bella vista di tutta Roma. Qua in zona sono ancora i fori romani, però ancora qua qualche video e poi ci dirigeremo verso Trastevere, dove vedremo dove si trova la trattoria della sorella Cencio la Parolaccia. Ci troviamo allora in via di Ponte Quattro Capi e qua c'è un locale storico di Roma, siamo in zona Trastevere, che è di una persona che noi tutti abbiamo amato, sia per la sua cucina che per le sue qualità di attrice. Stiamo parlando della trattoria della sorella, trattoria sorella, eccolo qua. Sorella, abbiamo appunto detto che l'abbiamo amata in tantissimi film, anche quelli di Gattone, e qui c'è il suo locale. Peccato che oggi è chiuso e mi sarebbe piaciuto volentieri fermarmi a mangiare qualcosa. Niente, continuiamo la nostra gita e sorella.
stato bello anche, posso dire, emozionante passare davanti al ristorante, alla trattoria di Sorrello. Veramente, veramente emozionante. Adesso voglio andare a trovare il mitico ristorante, trattoria La Parolaccia da Cencio, qui in Trastevere. Mi toccherà sgambettare un po', quindi gambe me, andiamo da Cencio La Parolaccia. Ragazzi, ora siamo qua al Vico del 5 e qui dietro c'è il locale dei locali qua a Roma. Ragazzi, eccolo qua, Cencio La Parolaccia. Mi sembra di sentire già le bestemmie dentro, le madonne. Questo mitico locale dove trattano male tutti i clienti. Deve essere favoloso, peccato che è chiuso. Che qua mi sarebbe piaciuto mangiare, probabilmente è aperto solamente la sera. E qua Cencio La Parolaccia, però qua c'è un cartello che dice: domenica siamo chiusi, mangiate a casa. Un bel vaffanculo ci mancherebbe sotto, però dai, eccolo qua, Cencio La Parolaccia Trastevere. Bello. E con il ristorante Cencio La Parolaccia alle mie spalle, adesso vado a mangiare qualcosa di buono. Dopodiché ci vediamo dopo, dove andremo a mangiare insieme un buonissimo gigantesco maritozzo alla panna. L'avevo assaggiato qualche giorno fa, mi era piaciuto e non vedo l'ora di mangiare ancora un altro. Quindi andiamo! Ho trovato un fornaio per strada, mi sono preso un pezzo di trancio di pizza con le cipolle e una bottiglietta di acqua, 3 euro, molto buona. Allora, sono andato a vedere se era aperto il maritozzaro, c'è scritto su internet che era aperto, invece è chiuso, non c'è scritto neanche se era per ferie o qualcosa. Ho detto vabbè, cerchiamo un altro. E quello più vicino e aperto si trova al Circo Massimo, poche parole, dove abbiamo iniziato la nostra giornata. Quindi pian piano mi avvio di nuovo verso il Circo Massimo, spero di farmi bastare la batteria perché ho solo il 20%, e auguratemi in bocca al lupo. Giuro, se trovo che è chiuso mi incazzo. Ragazzi, la pasticceria dove facevano i maritozzi all'aperta, ma li avevo finiti. Quindi fa niente, me ne torno a casa, che non c'è più niente da vedere. Che dire, io oggi mi sono divertito, è stato bellissimo, ho girato un po', e niente ragazzi, ci vediamo stasera per il riepilogo della giornata. A stasera! Ehi ragazzi, e un'altra giornata è giunta al termine, purtroppo. Cosa abbiamo visto oggi? Abbiamo visto tantissime cose: il Circo Massimo, la Bocca della Verità, il Campidoglio, l'Altare della Patria. Siamo andati a Trastevere a vedere il ristorante Trattore della Sorella, la Cencio, La Parolaccia. Abbiamo fatto un bellissimo giro. Purtroppo io non sono riuscito a trovare un maritozzo con la panna da magnà, però fa niente, va bene così. Domani ragazzi, nel prossimo video, tenetevi pronti perché vi porterò a Cinecittà, non solo gli studi televisivi ma anche al parco divertimenti Cinecittà World. Ragazzi, io vado a nanna, ci vediamo col prossimo video e buonanotte, ciao!